quotidianamente quello che succede, un mondo nel quale non c'è alcun rispetto per la vita umana. Adesso addirittura ci si ammazza così, prendendo un amico anche nella rubrica del telefono, a caso così, giusto per il gusto di ammazzare. Per cui, dobbiamo fermarci un secondo, un minuto a pensare se in questo mondo il rispetto per la vita umana è zero. Dobbiamo pensare a quello che può essere in questo mondo il rispetto per la vita animale. Viene da ridere, ma non c'è assolutamente da ridere. Meno di zero, meno di zero, meno di zero. Io sinceramente ad ogni concerto provo ad alzare la mia voce per loro che voce non ne hanno. Gli animali, ricordiamocelo, sono la prima vittima di questo potentissimo sistema. La prima vittima, lo ripetiamo sempre, siamo fastidiosi di nascita, lo saremo fino alla morte. Lo ripeteremo all'infinito, che c'è rispetto in questo pianeta, partisce già fra gli animali. La situazione attorno a noi sarebbe ben diversa. Per tutti quanti noi e per tutto quanto l'ambiente che ci circonda. Diamo voce a loro che voce non ne hanno, ricordiamocelo. Pensiamo. Tutte queste parole erano solamente per introdurre il prossimo pezzo. Avete già capito qual è? È la nostra, è vostra. Animal Liberation. Continuiamo a pensare, continuiamo a pensare.